caso di Andrea Cavallieri, sentiremo la sua voce. Allora, questo brano l'ho dovuto leggere la Filomena Pescare, che è un guaio dell'ultimo minuto a impedisce a Filomena di essere qui con noi, e quindi abbiamo pensato che l'unico che poteva sostituire la bella voce di Filomena era Andrea Cavallieri. Mi ascusasi se mi premetto che domani a sera e sento che è capo di l'anno e sento che i miei due figli sono ambidui in libertà, riparo gli arancini che ci piacciono. Se vossia ne vuole fare l'onore di passare a mangiare, la indirizzo, lo sa. Adelina aveva due figli delinquenti che giacivano e nascivano dal carcere. Una felice combinazione, rara come la comparsa della cometa di Halley, che si trovassero tutte e due contemporaneamente in libertà e dunque da festeggiare solennemente con gli arancini. Gesù, gli arancini di Adelina. Li aveva assaggiati solo una volta, un ricordo che sicuramente gli era trasuto nel DNA, nel patrimonio genetico. Adelina ci metteva due giornate sane sane a prepararli, ne sapeva a memoria la ricetta. Il giorno avanti si fa un aggrassato di vitellone e di maiale in parti uguali, che deve cuocere a fuoco lentissimo per ore e ore con cipolla, pomodoro, sedano, prezzemolo e basilico. Il giorno appresso si prepara un risotto, quello che chiamano alla milanesa senza zafferano, di carità. Lo si versa sopra una tavola, ci si impastano le uova e lo si fa raffreddare. Intanto si cuociono i pisellini, si fa una besciamella, si riducono a pezzettini da poco di fette di salame e si fa tutta una composta con la carne aggrassata, triturata a mano con la mezzaluna, niente frullatore per carità di Dio. Il sugo della carne s'ammisca col risotto. A questo punto si piglia tanticchia di risotto, s'assistema nel palmo di una mano fatta a conca, ci si mette dentro quanto un cucchiaio di composta e si copre con dell'altro riso a formare una bella palla. Ogni palla la si fa rotolare nella farina, poi si passa nel bianco d'uovo e nel pane grattato. Dopo, tutti gli arancini si infilano in una padella ad olio bollente e si fanno friggere fino a quando pigliano un colore d'oro vecchio. Si lasciano scolare sulla carta e alla fine, ringraziando Signoruzzo, si mangiano. Montalbano non ebbe dubbio con chi cenare la notte di Capodanno. Questa serata l'abbiamo costruita perché abbiamo molti amici che
sono appassionati lettori, che hanno anche la passione della lettura ad alta voce, e a cui piace ascoltare e leggere ad alta voce. Quindi io prima cosa faccio, vi ringrazio, perché senza di voi questa sarà la nostra conoscenza costruita. Allora, come vi dicevo 50 anni fa, io non c'ero perché non ero nato, però mi dicono che le persone che... amici, amici. Vabbè, comunque io avevo 15 anni e anche io con tutti quelli che avevo più o meno quell'età si ricordano di questa, di questo bianco e nero che si intravedeva qualcosa, di questa serata strana dove i genitori non andavano a dormire e dove innanzitutto non avevano neanche trasmesso Carosello, che era la cosa che segnava dopo Carosello tutti andavano, forse è stato quello il motivo per cui non siamo andati a Nanno, abbiamo vinto la cosa. È stata una serata veramente il primo evento globale, poi Luca Monti ce lo racconterà meglio, ma ho sentito numeri da 650 a 700 milioni di persone, quasi un terzo del pianeta, uno su tre, che erano attaccati alle poche televisioni che c'erano, cioè il primo grande evento globale. L'evento globale comunque in qualche modo è stato anticipato, ovviamente anticipato, immaginato nella letteratura, di questo ci parlerà a breve Costanzo Salvatore, però volevo giusto dirvi due cose. Più o meno uno dei primi a immaginare un viaggio sul mare è stato Kepler, nel XVII secolo, che ha scritto un trattato dal titolo Il Sogno, dove un giovane compie un viaggio sulla luna. Un'altra curiosità che ho scoperto preparandomi è che il New York Sun nel 1835 pubblicò un articolo sensazionale dove raccontava di questo scienziato che aveva costruito un telescopio, aveva visto gli abitanti di questa luna e si stava preparando per costruire un razzo. In realtà era una delle prime fake news della storia. Insomma, era una palla clamorosa. Vendette centinaia di copie per questa cultura e cosa abbastanza triste, non ha mai smentito la notizia, però insomma, in qualche modo le fake news non le abbiamo inventate noi. E abbiamo alla memoria però il romanzo di Giulio Verne, Dalla Terra alla Luna, scritto nel 1865. 100 anni prima del lancio dell'Apollo 11. Apollo 11 che potete vedere ma non toccare, non avvicinatevi per carità, perché se non marco mi ammazza. È una riproduzione fedelissima, scala 1 a 120 forse. Sono 1200 pezzi dell'Apollo 11 e è costruito con un mattoncino di legno. Poi vi invito ad avvicinarvi non troppo al modellino. Vi dicevo, allora, Giulio Verne, Dalla Terra alla Luna, scritto nel 1865, adesso vi dico, si fanno scusare a leggerci alcuni pezzi della partenza e vi chiedo di fare davvero attenzione. No. Allora, volevo vedere solo... No, perché, scusate, perché? In realtà Silvano si addormenta facilmente, una persona anziana. Io ho voluto testare, no, in realtà, essendo io già nato da un po' quando c'era l'allunaggio, ho una certa età, e mi sono dimenticato di San Giorgio. In effetti, avevamo pensato all'inizio di invitare un appassionato di astronomia che ci raccontasse dal punto di vista scientifico la Luna, e poi abbiamo pensato, ma se abbiamo una Treccani, diciamo la luce della Luna. Attraccante vivente. Luna, dal latino luna, affine a lux, luce. Unico satellite naturale della Terra, l'oggetto celeste adesso più vicino. Di forma quasi sferica, privo di acqua e di atmosfera, la cui luminosità è dovuta alla riflessione della luce del Sole. Il suo volume è pari a circa un cinquantesimo di quello terrestre. La sua massa è di circa un ottantesimo. La gravità sulla sua superficie risulta di circa un sesto di quella sulla Terra.
La distanza media dal nostro pianeta è di circa 384.000 km. È dotato di un moto di rotazione analogo a quello della Terra e avente periodo pari al periodo della sua rivoluzione intorno ad essa, cosicché rivolge sempre lo stesso emisfero verso il nostro pianeta. A causa di fenomeni di librazione è però visibile circa il 59% della superficie lunare. Nel moto di rivoluzione intorno alla Terra, il satellite riprende la stessa posizione rispetto alle stelle fisse dopo 27 giorni, 7 ore, 43 minuti primi e 11,5 secondi. Rivoluzione siderale o mese sidereo. Mentre per il momento di rivoluzione che assieme alla Terra compie intorno al Sole, torna ad avere la stessa posizione rispetto a tali corpi celesti dopo 29 giorni, 12 ore, 44 minuti primi e 2,8 secondi. Rivoluzione sinodica, mese sinodico o lunare. Dietro gli annacci, e spesso sentirete dei brevi cenni di brani musicali ad accompagnare via vai delle persone che leggeranno. I brani musicali che abbiamo scelto insieme, soprattutto con Simona Grotta, la mia collega, quella diciamo la più intonata del gruppo, la più intonata per ragioni anche di DNA, ma la figlia di Fabrizio Grotta deve essere intonata, la sua musica, insomma, in qualche modo. È una donna di natura che si muove e quindi ci sono tutti i brani naturalmente collegati alla natura. Si vanno? Pronto? Vai! Un'altra finta, eh? No, è vero, questa è buona. Buona la seconda. Il primo giorno di dicembre era arrivato, giorno fatidico, perché se la partenza del proiettile non veniva effettuata quella sera stessa, alle 10 e 46 minuti primi e 40 secondi, avrebbero dovuto passare più di 18 anni prima che la Luna si ripresentasse nelle stesse posizioni simultanee di Zenit e Perigeo. Il tempo era bellissimo e nonostante l'avvicinarsi dell'inverno il Sole splendeva e irrorava con i suoi raggi radiosi quella Terra, che stava per essere abbandonata da tre uomini abitanti, da tre suoi abitanti, diretti in un nuovo mondo. Fin dal mattino una folla innumerevole copriva le praterie che si stendevano a perdita d'occhio intorno a Stonehenge. Ogni quarto d'ora la ferrovia di Tampa scaricava nuovi curiosi e l'immigrazione assunse presto proporzioni favolose. Secondo i calcoli del Tampa Town Observer, durante quella memorabile giornata, il suolo della Florida venne calpestato da 5 milioni di spettatori. C'erano rappresentanti di tutti i popoli della Terra, si parlavano tutti i dialetti assieme. Si sarebbe detto la confusione delle lingue, come ai tempi biblici della Torre di Babele. Ma tra quella folla ansiosa, corse fino a sera un'agitazione sorda, senza clamori, come quelle che precede le grandi catastrofi. Gli spiriti erano pervasi da un senso di malessere indescrivibile, un torpore penoso, un sentimento indefinibile che stringeva il cuore. Insomma, ciascuno di loro avrebbe voluto che fosse già finita. Tuttavia, verso le sette, quel silenzio pesante si dissipò bruscamente. La Luna si era alzata all'orizzonte. Molti milioni di viva salutarono la sua apparizione. Essa si presentava puntualmente all'appuntamento. I clamori arrivarono fino al cielo. Da tutte le parti scoppiarono gli applausi e la bionda Febe brillava tranquilla in un cielo ammirevole e accarezzava la folla inebriata con i suoi raggi affettuosi. In quel momento apparvero i tre intrepidi viaggiatori. Al loro comparire gli applausi raddoppiarono di intensità. Unanimemente, istantaneamente, da tutti i petti anelanti partì l'inno nazionale degli Stati Uniti.
e lo Yankee Doodle, ripreso in coro da 5 milioni di esecutori, si elevò come una tempesta sonora fino agli ultimi limiti dell'atmosfera. Poi, dopo quell'irresistibile slancio, l'inno tacque, le ultime armonie si spensero a poco, i rumori si dissiparono e un suono misterioso parve fluttuare al di sopra della folla, così profondamente impressionata. Intanto, il francese e i due americani avevano oltrepassato le transenne dietro le quali si accalcava la marea umana. Suonarono le 10. Era arrivato il momento di prendere posto nel proiettile. La manovra, necessaria per discendervi dentro e per attivare la lastra di chiusura, la liberazione della gru e delle armature chine sulla gola della Columbia, esigevano un certo tempo. Barbicane aveva regolato il suo cronometro al decimo di secondo con quello dell'ingegner Murchison, così i viaggiatori, rinchiusi nel proiettile, avrebbero potuto seguire con gli occhi l'impassibile lancetta che avrebbe segnato l'istante preciso della loro partenza. La Luna si avvicinava su un frammento di una purezza tersa, spegnendo al suo passaggio i fuochi scintillanti delle stelle. E stava percorrendo la costellazione dei Gemelli. Si trovava quasi mezza strada tra l'orizzonte e lo zenith. Tutti dovevano facilmente comprendere che si mirava davanti al bersaglio come il cacciatore mira davanti alla lepre che vuole colpire. Su tutta questa scena si era disteso un silenzio pauroso. Sulla terra, non un filo di vento, non un filo di fiato nei venti. I cuori non osavano più battere. Tutti gli occhi sbarrati fissavano la gola spalancata del Columbia. Mancavano solo 40 secondi perché scoccasse l'istante della partenza e ciascun secondo sembrava che durasse un secolo. Al 20° vi fu un fremito generale, e nel pensiero di quella folla venne il ricordo che anche gli audaci viaggiatori rinchiusi nel proiettile contavano i secondi terribili. Sfuggirono grida isolate. 38, 39, 40, una detonazione spaventosa, inaudita, sovrumana, di cui negli scoppi della folgore, nel frastuono delle eruzioni potrebbero rendere l'idea. Un immenso fascio di fuoco sorse dalle viscere della terra come da un cratere. Il suolo ebbe un sussulto e solo qualche persona riuscì a vedere, ma per un istante, il proiettile che vittorioso fendeva l'aria tra i vapori fiammeggianti. Al momento in cui il fascio incandescente si alzò al cielo a prodigiosa altezza, la diffusione della fiamma illuminò la Florida intera e per un istante incalcolabile, su di una considerevole distesa della regione, il giorno sostituì la notte. L'immenso pennacchio di fuoco fu scorto a 100 miglia sul mare, tanto dal Golfo che dall'Atlantico, e più di un comandante di nave registrò nel suo libro di bordo l'apparizione di quella gigantesca meteora. La detonazione del Columbia fu accompagnata da un vero e proprio terremoto. La Florida si sentì scuotere fino alle viscere. I gas dello scoppio, dilatati dal calore, spinsero gli strati dell'atmosfera con incomparabile violenza e quest'uragano artificiale, 100 volte più veloce dell'uragano delle tempeste, passò come una tromba attraverso l'aria. Non uno degli spettatori riuscì a rimanere in piedi. Uomini, donne, bambini, tutti si ritrovarono coricati a terra come spighe sotto il temporale. Ne risultò un tumulto da non dirsi. 300.000 persone rimasero temporaneamente sorde e come atterrite dallo stupore. Infine, per dirle tutte, anche se il fatto non ha altra garanzia oltre l'affermazione di qualche indigeno, una mezz'ora dopo la partenza del proiettile, alcuni abitanti di Gorè e della Sierra Leone pretesero di aver sentito un sordo boato, ultimo spostamento delle onde sonore, che dopo aver attraversato l'Atlantico andavano a morire sulla costa dell'Africa. Però sì.
Sto seduta perché ho qualche difficoltà a stare in piedi. Stavo seguendo sbalordita le parole di Jules Verne che abbiamo appena sentito. È veramente impressionante quanto la mente umana possa correre avanti oltre ogni immaginazione e come questa potenza immaginativa della nostra mente si esprime attraverso la letteratura e attraverso forme diverse di arte. Come fare per andare sulla Luna? Jules Verne nell'Ottocento immagina il proiettile. Ma in precedenza qualcuno aveva immaginato altre cose. Per esempio nel 600 Savinien de Cyrano, che poi è stato immortalato in letteratura da Rostand con Cyrano di Bergerac, era un personaggio, uno scrittore vissuto realmente nel 600, scrive un romanzo che si chiama L'altro mondo, ovvero Stati e imperi della Luna, e racconta di essere riuscito ad arrivare sulla Luna perché si è spalmato tutto di midollo di bue dal momento che la Luna è solita succhiare il midollo degli animali, e quindi spalmato di midollo viene risucchiato, finisce sulla Luna, che descrive come uno straordinario posto, per niente aggressivo, pieno di persone estremamente sapienti, che passa attraverso anche il paradiso terrestre che è collocato sulla Luna, dal quale viene cacciato perché lui osa rispondere in modo impertinente quando gli dicono che l'intestino è in realtà il serpente originario del paradiso terrestre che Dio ha cacciato nel seno di tutti gli uomini per castigarli e quindi portare con sé per tutta la vita questo tormento. E dunque il nostro Cyrano dice: beh, in fondo allora l'intestino è anche quello che spunta dagli organi maschili per produrre vita. E allora viene cacciato dal paradiso terrestre e continua la sua visita turistica sulla Luna. Prima di lui, nel 500, un autore straordinariamente grande, uno dei più grandi della letteratura europea, Ludovico Ariosto, fa finire Astolfo sulla Luna utilizzando un mezzo strepitoso che ricorda molto, in realtà arriva fino al paradiso terrestre, poi arriva sulla Luna con il carro d'Elia, Astolfo a cavallo dell'ippogrifo, che viene descritto letteralmente dall'Ariosto come una specie di, come un caccia militare dell'aeronautica militare. Cioè nel 1500 l'Ariosto racconta di questo cavallo alato che spunta con un rumore impressionante che stordisce con parabole dirette verso l'alto e con picchiate improvvise a raso terra a caccia di ragazze, insomma non mi soffermo su questi dettagli. Alla fine Astolfo riesce a impadronirsi dell'ippogrifo e vola fino in Africa, dove in cima a un monte raggiunge il paradiso terrestre e da qui qui incontra in cima al paradiso terrestre il San Giovanni Evangelista, che lo aiuta ad andare sulla Luna a ripescare il senno di Orlando che è impazzito, e quindi dal paradiso terrestre con un balzo sul carro di Elia Astolfo arriva sulla Luna accompagnato da San Giovanni Evangelista. Come racconta l'Ariosto la Luna? E dice: man mano che Astolfo sale verso la Luna, vede sotto di sé sempre più piccola la Terra, un puntino perso nel cielo, e quindi si ribalta completamente la prospettiva,
e la Terra diventa, nell'Orlando Furioso, una piccola luna. Sulla luna ci sono grandi cose, laghi, palazzi, altri diversi da qui, e c'è una valle, Astolfo non deve perdere tempo, va in fretta accompagnato da San Giovanni Evangelista, una valle piena delle cose che si perdono sulla Terra. Tutto finisce sulla luna, perché qui abbiamo un'anticipazione della legge di Gay-Lussac: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto quello che va perso va a finire sulla luna. E sulla luna c'è il tempo perso, per esempio, quello che gli uomini perdono in attività stupide, giocando, facendo niente, chiacchierando, le cose perse come i regali fatti per adorare e le persone in cambio di privilegi e di vantaggi che poi non arrivano, tutte le inutilità e le stupidità che l'uomo perde nella vita, compreso il senno. E qui dice l'Ariosto, ma allora se il senno degli uomini finisce sulla luna, vuol dire che sulla terra rimane solo la pazzia. Astolfo ritrova il senno di Orlando e ritorna sulla terra. E qui finiscono questi sogni di viaggi sulla luna, che anticipano molto quello di Jules Verne che abbiamo appena sentito. Mentre, spostandoci invece in un altro fascino che la luna esercita da sempre su tutti gli esseri umani, credo che nessuno sia indenne, per esempio, da un ricordo d'infanzia dell'incanto che esercita la luna su qualsiasi essere umano. E questo incanto che esercita la luna è presente in forme diverse, sia in prosa che in poesia, in letteratura. E questa sera sono stati scelti dei passaggi fondamentali nella nostra letteratura italiana, e poi c'è anche un testo francese di Baudelaire, che ci raccontano di aspetti diversi. Allora, un elemento molto forte che attraversa sia i testi letterari che la musica è la sensualità della notte che è rappresentata dalla luna. Sono il fascino della notte e le emozioni che suscita sono fortissime ed espresse in modo molto frequente. Ricordo dei versi di García Lorca, stasera sentiremo dei versi di Baudelaire che sono molto forti in questa direzione. García Lorca, nella sua poesia La Luna, a un certo punto esordisce dicendo: nel vento che ne è turbato muove la luna le braccia e mostra lubrica e pura i semi di duro stagno. Questa immagine direi che sintetizza molto delle emozioni della sensualità evocata dalla luna. Ma parallelamente a questo troviamo prevalentemente in letteratura lo stupore e la malinconia, che sono un po' simboleggiati dalla solitudine della luce lunare nel cielo infinito. E questa solitudine, questa malinconia la troviamo in un canto alla luna di Leopardi che verrà letto questa sera, malinconie d'amore e di solitudine nei versi di Ada Merini, di Ada Negri, mentre ci sono altri testi che sarebbe stato bello leggere qui ma che non era possibile perché richiedono una lettura integrale dato lo sviluppo narrativo, ma consiglio, perché secondo me è un testo veramente straordinario, Ciao la scopre la luna di Pirandello, che è una novella di una potenza che non ha paragoni. Non la racconto, vi consiglio di leggerla. E attraverso la lettura delle emozioni che ho appena detto, arriviamo ancora una volta alle
leopardi, con invece una posizione spiazzante, decisamente, come dire, angosciante, e lucida come è sempre Leopardi, con la sua visione filosofica che segna la poesia non soltanto italiana ma europea dell'Ottocento. Nel canto notturno del pastore errante nell'Asia, dove la luna non è quella che genera emozioni, ma è il cielo, il cosmo, l'universo che ci circonda, è una fonte di interrogativi fondamentali ai quali è impossibile sottrarsi. E sono le domande che Leopardi rivolge alla luna. Dice: ma cosa ci stai a fare lì? Ma non ti sei ancora stufata di vedere noi esseri umani che da millenni, da sempre, ripetiamo ogni giorno per ogni generazione infinite volte le stesse pene, gli stessi problemi, gli stessi sentimenti? Ma non ti facciamo schifo col nostro modo di vivere? Ma come facciamo a interessarti ancora? Ma che senso ha la vita? Chiudo qua. Alla luna, di Giacomo Leopardi. O graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno, sovra questo colle io venia pieno d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era la mia vita ed è, né cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza e il noverar l'estate del mio dolore. O come grato corre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme breve alla memoria il corso, il rimembrar delle cose passate, ancor che triste e che l'affanno duri. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, di Giacomo Leopardi. Che fai tu, luna in cielo? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancora non sei tu paga di riandare i sempiterni calli? Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia la tua vita, la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove le gregge oltre quel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi, stanco, si riposa in sulla sera. Altro mai non mi spera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Qua. È una canzone bellissima. Volevo tenere per te la luna del pomeriggio, perché volevo tenere per te, è sola come è solo il coraggio. E poesia dopo poesia, ci stava bene. Allora, abbiamo pensato che comunque sarebbe stato bene che qualcuno ci riportasse indietro di 50 anni questa sera, più che altro per respirare quello che si respirava 50 anni fa. E allora ho la fortuna di essere amico di Luca Monti, a un San Salvatorese anche lui doc, presidente dell'associazione Tanta Sa, che è un'associazione molto curiosa, fa delle cose interessantissime, piacevolissime, del tipo leggere ad alta voce l'elenco del telefono, ed è detta così,
ci magari può sembrare pallosa, ma non è, ve lo assicuro. Infatti volevamo, eravamo deciso di fargli leggere ad alta voce il libro di Valenza, ma lui, ma no, stasera no. E in qualche modo è appassionato, comunque è appassionato di teatro, fa teatro, è appassionato anche di memoria recente. E quindi sì, mi appoggio, ma solo per i fogli. Va bene, noi intanto prepariamo. Voi intanto preparate, perché io faccio il critico e quindi comincio con una lettera datata 24 dicembre 1967, sulle pagine del Corriere della Sera. Anna Maria Ortese, grande scrittrice italiana, scrive a un signore che si chiama Italo Calvino: «Caro Calvino, non c'è volta che, sentendo io parlare di lanci spaziali, conquiste nello spazio, non provi tristezza e fastidio. Nella tristezza c'è un timore, nel fastidio c'è un'irritazione, anzi uno sgomento e un'ansia. Mi domando perché. Anch'io, come altri esseri umani, sono spesso portata a considerare l'immensità dello spazio che si apre al di là di qualsiasi orizzonte e a chiedermi cosa c'è veramente, cosa manifesta, da dove ebbe inizio e se avrà mai fine. Osservazioni, timori, incertezze del genere hanno accompagnato tutta la mia esistenza e devo riconoscere che, per quanto nessuna risposta si sia presentata mai nella mia saggezza esigua, questi silenzi che scendevano erano consolatori e capaci di restituirmi un equilibrio interiore. E adesso, questo spazio, non importa da chi, forse dai paesi detti progrediti, è sottratto al desiderio di ordine, di beltà, allo straziante desiderio di riposo di gente che mi somiglia. Diventerà probabilmente, fra breve, uno spazio edilizio da costruire, o un nuovo territorio di caccia, di meccanico progresso, di corsa alla supremazia, al terrore. Non posso farci niente, naturalmente, ma questa nuova avanzata della libertà di alcuni non mi piace. È un lusso pagato da moltitudini che vedono diminuire ogni giorno di più il proprio passo, la propria autonomia, la stessa intelligenza e la speranza. Calvino risponde alla signora Ortese e dice: «Cara Anna Maria, guardate, il cielo stellato forse voi per consolarvi dalle brutture terrestri, non le sembra una soluzione troppo comoda? Se si volesse portare il suo discorso alle estreme conseguenze, si finirebbe per dire: continui pure la terra ad andare di male in peggio, tanto io guardo il cielo e ritrovo il mio equilibrio e la mia pace. Non le sembra di strumentalizzarlo malamente, questo cielo? Io non voglio esortarla all'entusiasmo per le magnifiche sorti cosmonautiche dell'umanità, me ne guardo bene. Le notizie di nuovi lanci spaziali sono episodi di una lotta di supremazia terrestre e come tali interessano soltanto la storia dei modi sbagliati con cui ancora i governi, gli stati maggiori, pretendono di decidere le sorti del mondo, passando sopra la testa dei popoli. Quel che mi interessa è tutto ciò che è appropriazione vera dello spazio e degli oggetti celesti, cioè la conoscenza. Uscita dal nostro quadro limitato e certamente ingannevole è la definizione di un rapporto tra noi e l'universo extraumano. La Luna ha significato per gli uomini questo desiderio e la devozione alla Luna si spiega così anche nei poeti. Ma la Luna dei poeti ha qualcosa a che vedere con le immagini lattiginose e bucherellate che i razzi trasmettono? Forse non ancora, ma il fatto che siamo obbligati a ripensare alla Luna in un modo nuovo ci porterà a ripensare in un modo nuovo tante cose». Questo dicevano i due personaggi, Anna Maria Ortese e Italo Calvino, sulle pagine del Corriere della Sera del 67. Mi diverte molto pensare ad Anna Maria Ortese e a Italo Calvino, questi due grandi personaggi. Oggi forse non ci sarebbe un tweet del nostro ministro dell'interno, forse qualcosa di Selvaggio Lucarelli, ma non importa. Il 20 luglio del 69, quando Armstrong mette il piede sulla Luna, erano passati 4 giorni, 13 ore, 24 minuti e 13 secondi dall'accensione dei motori a quel famoso Cape Canaveral, poi chiamato Cape Kennedy. Negli Stati Uniti era notte, in Italia albeggiava, gli orologi segnavano le 4:56 di lunedì 21, pochi dormivano. Si calcola, come diceva prima anche il nostro Riccardo, che circa 600 milioni di persone stavano guardando in diretta TV le immagini sfocate dell'astronauta che per primo, a gravità ridotta, riusciva a camminare sul mare della tranquillità.
Tra l'altro, se guardate la luna ancora adesso, i mari sono quelli più scuri, cioè sono quelle zone della luna appunto che appaiono più scure all'occhio umano. Quelli sono i mari e comunque sono tutte rocce. Poi appunto lo avrebbe raggiunto Aldrin e poi Michael Collins invece sarebbe rimasto soltanto nell'orbita, quindi lui non sarebbe mai sceso. E c'è un problema però, si erano messi d'accordo soprattutto con i movimenti cattolici per sbarcare di lunedì e invece in America era ancora domenica. E quindi questi gruppi cattolici erano stati molto contrari al fatto che loro avevano anticipato di 5 ore l'avvenimento, perché erano andati molto più veloci. E quindi pensate, i gruppi cattolici da allora dicevano che la domenica è festa, non si può atterrare la domenica. Avevano detto che insomma questa cosa non aveva molto senso. Poi c'è un altro dato molto divertente. Questa è appunto la fotografia scattata da una delle macchine fotografiche che erano alla base, su una delle zampe, chiamiamole così, del LED, del modulo lunare che avrebbe appunto scattato la fotografia. Se andiamo ancora oltre, vedete appunto questa famosissima frase che disse il nostro Armstrong. Nella registrazione, altra cosa divertente, non si sentiva bene, non si è mai sentito bene se lui ha pronunciato o no quell'articolo che avrebbe cambiato un uomo nell'uomo. L'uomo evidentemente avrebbe dato a questa frase un qualcosa di molto più, come dire, sostanzialmente americano, muscolare, no? L'uomo fa il primo passo, l'umanità fa il primo passo. Un uomo risulta invece più umile, ma tant'è, lui non si sente, non si capisce che frase ha detto esattamente, se ha usato l'uomo o un uomo, in inglese, ovvio. E quindi poi quando con la NASA si sono dovuti mettere d'accordo, lui ha deciso di usare questa espressione, diciamo, con un articolo meno forte. Ma anche questo è stato molto discusso. Non sono stati tanti quelli che hanno messo piede sulla Luna, se ci pensate, circa 70 in tutto gli astronauti, però nel 72 la missione Apollo è finita perché costava troppo e quindi l'idea della Luna si è fermata lì e quindi tutto sommato soltanto 3 anni dopo il 69 questa storia è proseguita e loro hanno continuato invece a diventare, a essere appunto famosi nel resto della loro esistenza. Anche a Aldrin e Collins sono ancora vivi, mentre Armstrong non c'è più. Da dove eravamo partiti? Eravamo partiti dal 62, dalla Guerra Fredda, quando il presidente Kennedy aveva fatto un discorso del quale adesso io vi leggo la traduzione. Kennedy disse: qualcuno si chiede perché la Luna, siamo nel 62, perché scegliere come nostro traguardo? Ci si potrebbe chiedere anche perché scalare la montagna più alta, o perché 35 anni fa è stato sorvolato per la prima volta l'Atlantico, o perché i Rice giocano con il Texas. Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio. In questo decennio fece tremare molti degli ingegneri spaziali della NASA, perché non si sapeva se sarebbe riuscito a farlo in 10 anni. Eppure, e di impegnarci anche in altre imprese, non perché sono semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità, perché accettiamo di buon grado questa sfida, non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla insieme a tutte le altre. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal.
will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept. Un po' complottistiche che dicono che in realtà ci hanno girato intorno, ma non si sono veramente posati, e che quello è un filmato che è stato realizzato da un grande regista, Stanley Kubrick, che a Hollywood ha girato questo sceneggiato e ci ha fatto credere, a noi e a tutta l'umanità, che questa cosa è andata così, ma per la verità loro ci hanno soltanto girato intorno. Questa storia di Kubrick non è mai stata né smentita né confermata. La figlia, per la verità, ultimamente ha smentito questa vicenda, cioè che ci fosse pronto questo filmato che avrebbe in qualche modo permesso all'America di dimostrare all'umanità e soprattutto all'Unione Sovietica, perché Kennedy in questo discorso fa una cosa importantissima, sposta tutta la guerra fredda sulla terra e per il mare nel cielo. Sapete che Gagarin aveva tentato il primo volo, ma nessuno era arrivato sulla Luna. Arrivano appunto gli americani quella notte del 69. Probabilmente è realmente accaduto l'allunaggio semplicemente per un fatto, perché è stato depositato lì dell'alluminio che ci permette ancora oggi di mandare un raggio laser che permette di contare quanti sono esattamente i chilometri che ci separano da qui, dalla Terra alla Luna. Quindi questo è un dato che lo lascia abbastanza sperare, però insomma non abbiamo una certezza vera e propria. Nessuno è andato con Armstrong e con Aldrin e con Collins, che tra l'altro c'è un episodio molto divertente. In una trasmissione televisiva gli fecero giurare sulla Bibbia che erano stati lì, giurarono Collins e Aldrin, Armstrong non giurò, quindi non volle fare questo gesto. Ad ogni modo, nel 69, 50 anni fa, nel mondo eravamo 3,6 miliardi, oggi siamo più di due. Il 69 probabilmente, per chi c'era appunto, è l'anno del dibattito sul divorzio, dell'autunno caldo, e soprattutto a dicembre a Milano la strage di Piazza Fontana. Il Presidente della Repubblica è un socialdemocratico, un momento delicato, perché voi sapete che noi avevamo il partito comunista più importante dell'Occidente, quindi c'è un socialdemocratico che non è propriamente democristiano, è Saragat, Giuseppe Saragat. Capo del governo è invece un democristiano, Mariano Rumor, che tra l'altro il 28 gennaio del 69 aveva firmato il trattato che permetteva a, diciamo così, ai popoli di non continuare nell'armamento nucleare. Negli Stati Uniti Nixon entrava alla Casa Bianca mentre c'era la guerra nel Vietnam. In Francia si dimetteva il generale De Gaulle e arrivava Georges Pompidou. Una cosa curiosa, pontefice è Paolo VI, che è stato definito nella storia Paolo Mesto, povero Paolo VI, cardinale Montini, tra due giganti, tra Giovanni XXIII e poco dopo, insomma, va bene, a parte la parentesi del cardinale Luciani che diventa Giovanni Paolo, Giovanni Paolo II, Paolo VI è favorevole. E tra l'altro lui segue da Castel Gandolfo, dove era giustamente d'estate, e quando c'è l'atterraggio mi sembra che lui abbia anche abbastanza esultato, e pensate, per un papa lui disse onore a voi uomini, artigiani e artifici di questa grande impresa spaziale, onore agli uomini responsabili, a chi ha studiato, a chi ha ideato, a chi ha organizzato, a chi ha operato per fare questo, onore a tutti coloro che hanno reso possibile questo audacissimo volo, a voi tutti onore che vi siete in qualche modo impegnati, onore a voi che seduti dietro i vostri prodigiosi apparecchi governate, a voi che notificate al mondo l'opera e l'ora preziosa. Quindi se in America c'erano i gruppi cattolici che si lamentavano perché eravamo scesi, in gran parte del mondo eravamo scesi il lunedì, dato il fuso orario, non la domenica, e anzi eravamo scesi la domenica, non il lunedì, invece l'idea del Papa è un'idea molto, come dire, molto avveniristica. E lui appunto, Paolo VI, che tra l'altro aveva una grande, appoggiava moltissimo l'arte, la creatività, ed è il Papa appunto del dubbio degli anni 70, poi Paolo VI per la verità viene a mancare nel 78, l'anno terribile per la Repubblica Italiana, l'assassinio di Moro, quando lui fa quella arringa, dice lasciate il Presidente Moro senza condizioni, cosa che invece era probabilmente stata pilotata dalla democrazia
Renascenza cristiana, perché in realtà il Partito Socialista stava facendo dei trattati. Va bene, Paolo VI, io vi dico alcune cose dell'Italia di quegli anni. C'è Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini dice della Luna è un'operazione enfatica e fastidiosa, per cui gli intellettuali di sinistra di questo allunaggio non ne vogliono tanto sapere. Ovviamente c'è Tito Stagno, lo sapete, l'avete sentito, c'è questo momento di questo atoccato che viene detto da Tito Stagno, è confuso o confutato, ancora meglio, da Ruggero Orlando. Però delle cose divertenti: la RAI invita 3.000 persone negli studi di Via Teulada, tra questi Alfonso Gatto, il poeta, che addirittura ha dichiarato sul mare della Tranquillità: spero di vedere una barca con a bordo mia madre e le persone che sono scomparse, le quali ho voluto bene. Cosa molto divertente. Il Michelangelo Antonioni confidò che il governo americano gli facesse fare anche lui un documentario sulla Luna. Antonioni, sapete, questo regista, non so se avete visto i grandi film di Antonioni, Le Clissi, La Notte, L'Avventura, che ha molto queste architetture un po' lunari e questi spazi un po' deserti. Di Pasolini abbiamo detto. Ah, una cosa divertente: nel 69 vengono battezzati circa 320 bambini col nome di Mariluna, Apollo, Luna, Selenia, Selenita. Addirittura ci sono dei bambini maschi che vengono chiamati Collins. Va bene, che cosa è rimasto? Allora, poco tempo, quindi andrei subito a farvi vedere una delle ultime immagini, cioè questo è rimasto. Cioè, che cosa ci siamo portati a casa? Ci siamo portati a casa la visione, lo diceva molto bene prima Costanza, della Terra dalla Luna. Cioè, per la prima volta ci siamo resi conto del cosmo e della nostra atmosfera così fragile. Tutta quella roba lì che vedete in quel bellissimo razzo, che è alto uno, che è appunto è una misura 1,120, serviva per lanciare poi i vari pezzi, si disperdevano. Oggi sarebbe impensabile che noi disperdiamo quintali e quintali di questo materiale nello spazio, perché noi oggi abbiamo il grande problema del clima e siamo a rischio, perché siamo dentro quella fragile atmosfera che a distanza di pochi chilometri da qui ci permette di sopravvivere. Non c'è atmosfera sulla Luna. Oggi la Luna serve per poter arrivare a Marte, quindi è una tappa, dicevamo prima, di 400.000 chilometri per poter arrivare ai milioni di chilometri a Marte. Ma perché? Perché su Marte c'è l'acqua, e quindi probabilmente Marte è il pianeta dove è possibile più facilmente che sulla Luna fare quello che la Ortese chiamava, diciamo così, costruzioni edilizie, quindi conquistare davvero. Ma è questa idea che siamo piccoli, che siamo questo puntino. E non solo, se guardiamo l'ultima immagine, pensate a questa immagine, che è un'immagine delle nostre connessioni moderne. Perché? Perché in questo stesso momento, mentre noi siamo qui in orbita, c'è un capomitrano che è arrivato sabato, che fa 15 volte al giorno il giro della Terra e che sta facendo a 330 km da qua, sta facendo degli esperimenti su come sia possibile, senza la gravità, che il nostro corpo, le nostre ossa e tutto quello che ci contraddistingue possa rimanere unito, perché il problema dell'assenza di gravità non permette tutto quello che sulla Terra è possibile. Questo. E questa operazione, questa piccola navicella spaziale, questa navicella spaziale che ci gira intorno 16 volte al giorno, quindi circa ogni 45 minuti, abitata appunto da entrambi questi cosmonauti, fa circa 300 esperimenti al giorno per capire come noi possiamo vivere senza gravità. E lì dal 98, arriverà fino al 2024, quindi a circa 30 anni da questa piccola stazione spaziale, ma soprattutto subito dopo l'esperienza dell'Apollo è iniziato la prima trasmissione attraverso gli strumenti di ARPANET. Quindi in qualche modo la missione del 69 e la missione Apollo ha permesso la nascita di quello che oggi è Internet e l'utilizzo dei nostri cellulari. Grazie a tutti. Tristezza della Luna, di Charles Baudelaire.
Questa sera la luna sogna più languidamente, come una bella donna che su tanti cuscini, con mano leggera e distratta, prima di addormentarsi, carezza il contorno dei seni. E sul dorso, lucido di molle valanghe morenti, si abbandona a lunghi smarrimenti, girando gli occhi su visioni bianche che salgono nell'azzurro come fiori in boccio. Quando, nel suo languore ozioso, ella lascia cadere su questa terra una lacrima furtiva. Un pio poeta, odiatore del sonno, accoglie nel cavo della mano questa pallida lacrima dai riflessi iridati come un frammento di opale e la nasconde nel suo cuore, agli sguardi del sole. Sulla luna di Gianni Rodari. Sulla luna, per piacere, non mandate un generale, ne farebbe una caserma, con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere su satellite d'argento, o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri, empirebbe di scartoffie i lunatici crateri. Ha da essere un poeta sulla luna da lunare. Con la testa nella luna, lui da un pezzo ci sa stare. A sognare i più bei sogni è da un pezzo abituato. Sa sperare l'impossibile, anche quando è disperato. Orché i sogni e le speranze si fanno veri come fiori, sulla luna e sulla terra, fate largo ai sognatori. Questo racconto è in parte frutto della fantasia dell'autrice. La sorella e la figlia di Galileo, entrambe di nome Virginia, sono realmente esistite, mentre i dialoghi e i rapporti tra loro sono immaginati. Tuttavia, ci piace immaginare che Galileo e le due Virginie siano stati proprio così. Virginia, mi chiamava Galileo in quelle notti d'estate. Virginia, svegliati o ti lascio qui. Io vado a far compagnia alla luna. Il momento più bello del giorno era studiare la notte insieme a mio fratello. Lo senti, Virginia? Mi chiedeva mentre attraverso le mani a cono osservava la luna. No, Gali, non sento niente. Fissa lo sguardo sulla luna. Fatto non così come se non la vedessi, o peggio ancora come se della luna sapessi già tutto. Ma non facciamo che guardare la luna, mi sembra di conoscerla meglio della tua faccia. E sbagli, il mio viso cambia molto più lentamente della luna, che invece... Virginia, stai dormendo? No, Gali, allora ti faccio una domanda. Come si trasforma la luna? Da falce diventa spicchio, e poi spicchio più grande, e poi arancia intera. Una gran pazienza ci voleva con me, che riducevo a cibo le sue osservazioni scientifiche. Guarda bene, Virginia. Vedi quelle chiazze scure sulla superficie della luna, lì e là? Un pochino. Siamo tanto lontani, Gali. Beh, quelle ombre potrebbero essere l'ombra di qualcosa che c'è sulla luna. Scattai a sedere come se mi avesse morso una vipera. Sulla luna non c'è niente. È una superficie piatta e liscia, dissi scandalizzata. Calmati, rimettiti giù. E chi lo dice, scusa? Il prete e la mamma. Ah, allora se lo dicono quei due siamo a posto. Dio ti punirà per questi tuoi pensieri. Virginia, devi fidarti di quello che vedi. Chi ha detto che la luna è una sfera liscia e piatta? Non c'è andato sulla luna. L'ha immaginato. Può essersi sbagliato. Una cosa è se gli studiosi antichi, che
poi sono quelli che hanno detto queste cose, si fossero inventati un paio di ali e come Icaro fossero volati sulla Luna per vederla da vicino. Un'altra, con tutto il rispetto che ho per loro, è aver osservato un astro di cui da quaggiù si vede ben poco. Tacemmo. Sdraiati a pancia in su, continuammo a guardare la Luna che avanzava verso il centro del cielo, luminosa. Galileo Galilei. Guardai nel cannocchiale e feci un balzo all'indietro, con il cuore che mi batteva all'impazzata. La Luna ci stava cadendo sulla testa. Che succede? Ridacchiò papà. È che mi sembra di aver la Luna addosso, dissi, cercando di riprendermi dallo spavento. Sciocchezze. A cosa serve il mio cannocchiale se non a guardare nel cuore degli astri? Papà si stava esaltando, ma c'ero abituata e chissà da chi ho preso. Accostai di nuovo l'occhio al cannocchiale e fissai la Luna. La superficie ha ombre scure e anche delle pieghe, dissi emozionata. Mi pareva che se avessi allungato il braccio l'avrei accarezzata. Sembra una faccia con le rughe. Brava. E sai perché? Perché la Luna non è una sfera liscia, come si è pensato finora, e come la Terra, ha montagne, mari, crepacci. Li vedi? E ci sono anche gli uomini? Per ora non li ho visti, ma è solo osservando che si scoprono le cose. Mamma dice di non dire queste cose a voce alta, perché è pericoloso. Mamma fa un buon bollito e nessuno discute le sue ricette. Tu continua a guardare, Virginia, e dimmi cosa vedi. La Luna è luminosa. E da dove viene quella luce? Riflettei. Dal Sole? Esatto. La Luna riflette la luce del Sole. Sorrisi, senza farmi vedere. Non so da dove gli venisse questa nuova teoria, ma ero fiera di lui. Guarda di nuovo, non distrarti. La Luna era piena quella sera. Era meravigliosa. Tremava dietro le lenti del cannocchiale. Chissà, forse perché non era tanto abituata ad essere osservata così da vicino. La Lenna di Luciano Olivieri, poeta alessandrino. Compari all'improvviso tanto ciel splendente, moneta d'argento, anclambolente la donna. Cuia di anclanoce, amposa dolenta, a tua e il meco un sogno. O tat non vai, tat nascondi tre calcà antinatra via, san vuota andrera tan confondi. Smei, guardemi con curiosia. Adesso, solitaria, t'attrasi vidi e me ad effermemi. A mensa scrivi per te d'orighi, ma a finis mai d'ancantemi. Me l'amore, os nascondo, me una donna che pea mola, che fa senti padron del mondo e poi atlasa senza la parola. Il cane e la luna di Trilussa. C'era una volta un cane in mezzo a un vicolo che abbaiava alla luna. Passò un gatto. Lasciala perde, disse. Che t'ha fatto? Perché te guarda
Quanto sei ridicolo! La luna guarda tutti, ma non bada quelli che si ammazzano per strada. E per questo c'è sformo, disse il cane. In mezzo a tante infamie, a tanti guai, eccola lì, non si è cambiata mai e rimane impassibile, rimane. Mi piacerebbe che aggricciasse il naso, che stralunasse l'occhi, non c'è caso. Perché ste cose qui l'ha viste spesso, rispose il gatto. E il monno è sempre quello. Quando Caino sbudellò il fratello, la luna rise tale quale adesso. Ha riso sempre e riderà perfino se un giorno Abele scannerà Caino. Invece ho una sorpresa per voi, sono felicissimo di poter chiamare Sara, che è una giovanissima nostra amica, perché ci farà. Such a love.
chiari di luna. Essere di luna buona. Avere la luna di traverso. Far vedere la luna nel pozzo. Luna di miele. Vedere la luna. Gobba ponente, luna crescente. Gobba levante. Una calante. Toccare la luna con un dito. L'amore è come la luna. Se non cresce, cala. Cespugli martoriati dai mantici dalle parodie del destino. Io sono nata zingara, non ho posto fisso nel mondo. Forse, al chiaro di luna, fermerò il tuo momento. Quanto basti per darti un unico bacio d'amore. Incantesimo di Ada Negri. Vanno per vie deserte tagliate a metà dalla luna i due amanti fenici d'amarsi, certi di essere uniti in eterno, fianco contro fianco, spalla contro spalla, eppur li separa l'aria impalpabile, cuore contro cuore, amore contro amore, eppure li separa la vita morte, vicinissimi, lontanissimi. Seguono il nastro d'ombra perché è troppo chiara e curiosa la luna che sparge diamanti sui tetti, che rende i muri intenti come volti, che trae brividi bianchi dall'acqua del canale sospeso nel sonno e che pone sulle cimase e sulle porte misteriose parole di splendore. Così limpida e casta la luna, così nera e vellutata l'ombra, fascia di lente carezze intrise in un denso sentore di tigli. Ed egli bisbiglia, domani. Ed ella risponde, sempre. E vanno, e non sanno che un d'essi, il più forte, preso è già nella tela di ragno tessuta per lui dalla morte. Spalla contro spalla, amore contro amore, effimeri nell'attimo, illusi d'eternità, vicinissimi, lontanissimi. La luna scende in giardino di Ada Negri. La luna scende in giardino per le scale della pallida sera. È tutta bella, le nubi la velano, la brezza la scopre. S'attarda dietro il cipresso, s'aggrappa all'agavi e ai fichi d'India, stende trine leggere sui viali, lega le fronde con fili d'argento. Nell'ombra screziata di raggi crea e dissolve danze di gnomi, con le perle della rugiada sfila e infila collane di sogni. So che sul mare è nata una strada, una bianca strada, per chi vuole arrivare la notte alle regge di Dio. Vada chi vuole sulla bianca strada, vada chi vuole con barca e con vela. A me piace restare in giardino a giocare con i raggi e con l'ombre. Due stelle, sole, accanto alla luna, due larghe pupille serene. Dove sei tu che mi amavi e mi dicevi di Nil, mio bene. Questa musica mi vuole ricordare un concerto di Capitani, dove mi ero una di serie.
anni, quindi invito Alberto Lasagna, del 2001 di Sistema Spazio, a raccontarci un rapporto prima e innanzitutto magari a dirci quello che svelarsi il segreto di Luca Monti, se pubblichi davvero aveva preparato o no un film sul falso. Allora, innanzitutto alziamo. Ciao a tutti, sono venuto in questa sala qualche anno fa a parlare di James Bond e mi accorgo che in qualche modo torneremo a parlare di James Bond anche questa sera, perché si parla di esplorazione spaziale, si parla di un libro su 2001 di Sistema Spazio che è uscito qualche mese fa in occasione dei 50 anni del film, e si parla di cinema, in 10 minuti il cinema che anticipa ed è compagno dell'esplorazione spaziale. Ma prima colgo alcune suggestioni che ho percepito questa serata, che sono davvero tante. Una in particolar modo, la canzone Moon River che ha cantato Sara, questo viaggio del fiume nella luna, che è un percorso immaginario pieno di sentimento, che ci riporta al 1961, è un film, è una canzone, colazione da Tiffany. La canzone è stata scritta proprio da Audrey Hepburn, che era uno dei tanti sogni degli americani, come un sogno è stato andare, partire, arrivare sulla luna. Cerco di rispondere prima alla domanda che mi ha rivolto Riccardo, se Kubrick ha realmente realizzato un set illusorio dove poter far sembrare che ci sia stato un allunaggio. Credo proprio di no, non solo perché così sostiene la figlia, ma anche perché ironicamente credo quello che ha detto qualcuno, un biografo di Kubrick, che dice: ma Kubrick era talmente meticoloso che non avrebbe fatto errori, quindi quelle immagini con dettagli posticci non erano da lui. Naturalmente questa è una delle leggende che accompagnano un discorso sul progresso, che sin da subito è un viaggio esplorativo. Il cinema e la luna nascono quasi allo stesso tempo. Ricordate tutti quell'immagine della luna con l'occhio perforato da un razzo? Siamo nel 1902. Georges Méliès, che è uno degli inventori del cinema, e anzi l'inventore del cinema come immaginazione, così come lui Lumière è l'invenzione per certi versi del realismo cinematografico, ecco che nel 1902 in un film di 18 minuti si immagina un viaggio contro la luna, perché in realtà con questo razzo si arriva a cercare questo mondo esotico. La luna è vista come un mondo esotico e allora noi stessi, i terrestri, saremo invasi dei seleniti che vedranno noi con questo occhio ferito. Quindi sin da subito è un viaggio che si lega ad una ferita mentale, a un qualcosa di molto rischioso. In effetti è molto rischioso tutto ciò che si avvicina, anche solo al parlare dell'esplorazione spaziale, dell'allunaggio, si rischia di dire che non sia capitato, oppure si rischia di dire che sia capitato, insomma. È un rischio in ogni caso, ma è interessante notare come il cinema ne ha fatti di tutti i colori, ne ha fatte realizzando dei film anche apparentemente seri e scientifici. Nel 1950 ne sono usciti due in contemporanea, uno qualche mese prima dell'altro. Entrambi i film sono usciti in Italia col titolo Destinazione Luna, perché era questa corsa al fare prima, al fare meglio, a dimostrare che era possibile viaggiare nello spazio. Due film che sono diretti, uno da Irving Pickle e l'altro da Kurt Newman, nomi che ci dicono poco, ma che sono il primo rispettivamente è un regista molto realista che nel suo film prende addirittura un cartone animato, Picchiatello, Woody Woodpecker, qualcuno ricorderà, che è uno dei personaggi dell'equipaggio e va nello spazio. Nello spazio non ci sono triangoli amorosi, melodrammi, alieni, ma semplicemente tanti tanti dettagli tecnici che ci danno l'idea della difficoltà realistica dell'esplorazione. L'altro regista che realizza un altro Destinazione Luna nello stesso periodo si chiama Kurt Newman, che ha fatto tantissimi film di origine tedesca, realizza un film in America
Eppure questo regista è conosciuto più che altro per un altro film, l'esperimento del dottor K, La Mosca. Qualcuno si ricorderà un film con Vincent Price dove a un certo punto uno scienziato fa un esperimento, non va a buon fine, si trasforma in un mostro. E in quella destinazione Luna lì succede qualcosa del genere, perché ci sono gli astronauti americani che hanno intenzione di andare sulla Luna, poi c'è un incidente, improvvisamente un cambio di rotta, nuovo carburante e si va invece su Marte. Può succedere solo in un film di fantascienza degli anni 50, ma anche lì un errore che poi porta a una situazione nuova, all'esplorazione di Marte. E allora Marte ci fa pensare a come in realtà poi tanti film che riguardano l'esplorazione spaziale, soprattutto dopo 2001, Odissea nello spazio, i film che hanno seguito questo importante film, sono poi delle esplorazioni sul dopo, ad esempio su Marte, Mission to Mars di Brian De Palma, per dirne uno, ma anche semplicemente il film che più si lega alla teoria complottista, Copernicus One. Qualcuno ricorderà questo film, che è del 1977 ed è tratto da un romanzo molto di successo, Non siamo mai stati sulla Luna, di Peter Kissing, che in America è un po' il più grande nome legato al Non siamo stati sulla Luna, che dà l'avvio a un film che è ispirato a proprio a questo libro, dove si pensa che la NASA stia programmando un viaggio su Marte e poi a un certo punto, prima della partenza, ci si accorge che le falle tecniche non lo renderebbero possibile, allora si crea un set parallelo dove i tre astronauti sono costretti a recitare l'atterraggio su Marte, ma poi un giornalista che nel film è Elliot Gould, che molti ricorderanno per essere stato Philip Marlowe in un film di Altman, ebbene il giornalista si accorge che qualcosa sta succedendo, che quelle immagini non sono veritiere, si mette alla ricerca degli astronauti e capisce che sono veramente in difficoltà, sono sicuramente compromessi, che non troveranno via di scampo. In effetti poi nel film, se qualcuno deve ancora vederlo, non tutti si salveranno, ma c'è l'apparizione fantasmatica di Telly Savalas, Kojak televisivo, che con un aereo, cioè un mezzo molto rudimentale, riesce a salvarne almeno uno. C'è questa sfida continua nel cinema, soprattutto nel cinema americano, di mostrarci come la tecnica ci può salvare, ma 2001 Odissea nello spazio è il film che un pochino condensa il prima e il dopo della fantascienza cinematografica, anzi è uno di quei film, come è successo in altri casi nella storia della letteratura, delle arti, dove si parla di un prima e di un dopo, 2001 Odissea nello spazio. Pensate che questo film inizialmente doveva chiamarsi semplicemente Viaggio tra le stelle. Poi in realtà il titolo poteva sembrare troppo affine a una semplice luogo di fuga, come un film sul divertimento, sull'evasione. Che cosa c'è di più evasivo, tra virgolette, dell'esplorazione spaziale, no? Una delle critiche che vennero più volte fatte, prima si è citato Pierpaolo Pasolini oppure altri intellettuali sinistra che vedevano l'esplorazione, l'allunaggio e tutto ciò che ne conseguiva, anche nel 2001 di Odissea nello spazio, anche in parte, ma un po' meno, Solaris di Tarkovsky, che qualcuno chiamò la risposta sovietica 2001, in realtà è un'altra cosa. Beh, comunque quel tipo di cinema spettacolare, comunque molto costoso, molto tecnologico, ebbe la sua accoglienza tiepida per certi versi a livello critico e poi naturalmente il tempo trasforma, le prospettive cambiano e il film è un grande salto filosofico, cinematografico. Pensate, è un film al contempo spettacolare e sperimentale, due cose mai come in 2011 nello spazio sono andate a braccetto. Mi fa pensare al fatto che siamo tutti in questa sala che ricorda un po' l'anfiteatro in cui gli astronauti di 2001 di Odissea nello spazio finiscono sul satellite lunare che si chiama Clavius, Clava, e fotografano il monolito, ha proprio questa forma, monolito che tra l'altro ha quella fattezza lì, anche se è orizzontale qui, è verticale, perché quel film conteneva in qualche modo in anticipo su tanto, con l'eco della, naturalmente della letteratura del tempo, conteneva una riflessione
riflessione sulla tecnologia, sull'intelligenza artificiale, sulla dominazione della macchina, sul ciclopico Hall, il calcolatore elettronico, che è una figura mitologica. Odissea naturalmente ci richiama a Omero, così come l'astronave Discovery ci richiama appunto a una missione dello spazio. Giove oltre l'infinito si chiama una parte finale, la parte finale del 2011 dello spazio. L'infinito è un concetto matematico e quindi anche filosofico. Il monolito, e dico ancora qualche cosa e poi concludo, ma il monolito molti ricorderanno che è l'alieno, questo parallelepipedo scolpito nella pietra che le scimmie primordiali toccano in modo reverenziale, spaventandosi, e poi ritroviamo nelle 2 ore 20 2011 nello spazio, ritroviamo sino a oggi e sino al futuro. Ebbene, quando venne pensata una figura di alieno, inizialmente fu pensato proprio a una figura tipo alien, tipo quello di Incontri ravvicinati al terzo tipo, quindi una figura con un manone dal volto non ben identificato, e poi l'idea che è di Arthur Clarke, cioè lo scrittore di Sentinella, che racconto da qui parte la sceneggiatura del film di Kubrick, di utilizzare una figura materica che è anche un concetto, un simbolo. Infatti, quante interpretazioni di quel simbolo, di quell'oggetto che contiene il tutto e il contrario del tutto. In questo senso la modernità è nell'ambiguità, che è propria del rapporto che si è avuto con l'esplorazione spaziale. Allora, anche dopo ci sono stati tanti film, a cominciare da un seguito di 2011 nello spazio, 2010 l'anno del contatto, che tra l'altro è diretto da Peter Hames, che è il regista di Capri Corruani. Tutto si tiene in un gioco dove la fantascienza ci dà un rapporto molto particolare col cosmo e con i pianeti. Allora, tornando all'immagine di Méliès del 1902, che è praticamente un'immagine disegnata di una luna con gli occhi e la bocca, un po' come la immagino i bambini quando la vediamo, luna piena, ecco. Quell'immagine di sogno lì si scontra ad esempio con un'immagine molto recente di un film di un regista danese che molti conosceranno, se non altro per sentito dire, di Lars von Trier, Melancolia. Melancolia. Il discorso è quello che dal progresso, l'utopia, la paranoia che è legata all'esplorazione spaziale del periodo di 2011 dello spazio, prima e dopo, si è arrivati al tema del millenarismo, alla paura più o meno recente della fine del mondo, ma Kubrick in qualche modo già aveva pensato alla fine del mondo nel suo cinema. Prima del 2011 dello spazio aveva realizzato Dottor Stranamore, che era un film sull'atomica, che è un tema che c'è nel 2011 dello spazio. E a un certo punto uno dei protagonisti del Dottor Stranamore dice che noi potremmo utilizzare l'arma fine di mondo, proprio così. Nel 1963 viene utilizzato questo termine, molto angosciante, molto disturbante. C'è ancora un film, ce ne sono molti in realtà, che ci riportano al tema della luna, ma ci sono anche dei personaggi, ad esempio qualcuno ricorderà Dottor Wu. Dottor Wu era il protagonista di una serie televisiva, un po' come Star Trek, ma in realtà Dottor Wu è una specie di investigatore dello spazio e del tempo, una serie televisiva che dal 1963 va avanti fino ad oggi, e nel 2014 esce un episodio che ha per protagonista la Luna, che è vista come un enorme uovo preistorico che contiene un dinosauro che mangerà i terrestri. Quindi questa dimensione per cui la Luna è un oggetto misterioso, tenebroso, inquietante e vivo, in qualche modo ci riguarda sempre, per cui chissà che cosa è vero, chissà che cosa è falso, ma sicuramente insomma, Kubrick non ha preso parte a quella realizzazione lì. Tra l'altro c'è una nota proprio di Peter Kissing, uno dei teorici
del fatto che l'allunaggio non sia avvenuto, che sosteneva che Kubrick avesse realizzato tutto perché altrimenti la NASA avrebbe denunciato il fratello che sarebbe stato compromesso con il maccartismo, comunque con il partito comunista americano. Strano che poi Kubrick non avesse fratelli, c'è questa cosa, però è andata avanti per anni, a tal punto che si è arrivati a pensare anche che forse Kubrick aveva anche un fratello e non voleva dirlo, insomma. È molto interessante questo, perché non si finisce più, insomma. Io però mi fermerei, cosa dice il caso. Adesso faremo